sono schierate al centro del campo. Vediamo invece i due mister Floris e Fossati in piedi davanti alle rispettive panchine. Tra poco ci sarà l'applauso del pubblico e l'arbitro darà inizio a questa sfida, una sfida sicuramente molto molto va a calciare in area, vediamo chi ci arriva il numero 28, esatto, Edo, lancio lungo, siamo già verso l'area di rigore del Bra, c'è la spizzata di Gomez, il tiro più lavoroso, palo di Rovairone, Cicco parte adesso col suo destro, la palla tagliata, Bongiovanni, poi il passaggio, l'alleggerimento per un compagno, ancora Bongiovanni in area, attenzione, c'è il cross, c'è un tentativo, bellissima la parata di Edo, l'atteggiamento, esatto. Allora Gimà ancora sulla fascia destra, vicino all'area, Cappellucco che cerca Bongiovanni, bella questa azione, attenzione, arriva Menabotta, ci arriva il difensore del Verona, sicura, Cuzza non riesce a segnare, ma ancora il Bra in aria. Secondo tempo, Bertone che attacca dalla sinistra verso la destra e c'è un primo tentativo di Romairone in area, la bomba di Romairone parata, il bomber Menabò sul dischetto, vediamo Edo immobile, calcia Menabò, il tiro, tante maglie gialle, tante rosse in area di rigore, parte Cappellucco, palla fuori area, attenzione alla conclusione, vediamo se Manasev attacca il primo palo, Sacca cross basso con Manasev che poi avanza sulla tre quarti, passa poi a Cicco, un lancio adesso buono per Manasev in area, si gira Manasev, non riesce ad arrivarci Gomez, non aveva sfiorato anche la rete del 2-0, c'è un lancio profondo a cercare Derrick, vediamo se entrerà in area, serve Tuzza in area, contratto, il tiro di Pavesi, ancora un calcio d'angolo a favore del Bra, vai a calciare, lancio lungo a cercare Derrick che fa partire Pavesi, poi Agazzi interviene, ancora Cappellucco a centrocampo, poi Derrick, poi Pavesi che si gira bene, attenzione Pavesi, entra in area Pavesi e c'è il gol, altrimenti tutti i regali nostri. Sì, due gol del Bra, Gianni, allora intanto c'è il Gertone che prova a trovare il gol del 3-2, segna 5.